Pace e bene a tutti e buona domenica a tutti in Cristo e nella Vergine Maria. Ci stiamo avviando a una fase decisiva nella storia del nostro paese, della nostra nazione, della nostra Repubblica. In questi anni drammatici delle falsificazioni del lockdown, delle vaccinazioni di massa, dell'umiliazione popolare del lavoro del Green Pass, si è formata una piccola ma consistente area di elettori e anche di eleggibili, di popolazione, di classe dirigente che ha voluto resistere nel nome della libertà, della dignità, dell'autogoverno e della democrazia. Nessuno dei partiti che erano rappresentati in Parlamento ha difeso durante il Green Pass le ragioni del popolo e di questi 7, 8, 10 milioni di persone o più che non si sono piegati al diktat della Big Pharma e del Great Reset di Davos. Bene, questo è un popolo che merita e deve essere rappresentato. Io ho detto e ripetuto che mi auguro e spero che tutte le sigle del dissenso, da Ancora Italia a Paragone, Italexit, a tutti coloro che hanno dimostrato di essere presenti sul campo di battaglia, possano trovare un'unica rappresentazione, un'unica sigla e un unico voto. Se qualora questo non fosse possibile, forse non soltanto per gelosie personali, ma per caratteristiche, storia e una certa adesione a vecchi schemi ideologici, beh, si faccia perlomeno un patto federativo tra tutti coloro che rappresentano questa grande, potente, autorevole area del dissenso. È un'area che merita di avere una rappresentanza in Parlamento, e anche qualora dovessero continuare ad essere presenti e ad affermarsi i vecchi schemi del centro-destra e del centro-sinistra, anche qualora chiunque dovesse vincere le elezioni, fosse anche Giorgia Meloni, questa spina nel fianco di un'opposizione forte, autorevole, capace di autogoverno, capace di difendere innanzitutto il primo dei diritti, l'intangibilità del corpo. Il corpo è sacro, nessuno lo può violare con siringhe, codici genetici, violenze. Stiamo assistendo adesso all'ultima finzione del vaiolo delle scimmie. Bene, se questo non avrà una forte rappresentazione popolare in Parlamento, saremo perduti. La libertà, l'intangibilità del corpo è base della libertà dell'anima, della democrazia, dei popoli, dell'autogoverno, dell'autonomia, della legge. Quindi, cari amici, mettetevi tutti insieme. Se non riuscite a mettervi tutti insieme, perlomeno fate un forte patto federativo, garantito magari da un gruppo di saggi, di persone, come dire, che non hanno la volontà né di essere rappresentati in Parlamento né nel governo, ma che vogliono rappresentare la dignità e la libertà di quei milioni di italiani che credono nell'autodeterminazione di sé e soprattutto non vogliono piegarsi alla violenza di chi ci vorrebbe ridotti a un microchip, a un dato, ad una violenza, ad un nazifascismo sanitario che abbiamo sentito purtroppo in questi mesi, in questi anni, nella nostra pelle e nella nostra carne e purtroppo anche nelle nostre anime. Buon lavoro e buona lotta a tutti.